Terza giornata della fase gironi di Champions League e l'Ube Treia che sfiora l'impresa contro i campioni d'Europa del Belgorod. Biancorossi che vincono il primo set per 25-19, secondo set in equilibrio vinto dagli ospiti per 25-23 e terzo set dominato dal Belgorod 25-19. Nel quarto set l'Ube è sempre avanti, grazie soprattutto a Sabbi che chiude una grande partita personale con 16 punti, ma Belgorod, trascinati da un Grozza strepitoso 17 punti, rimontano e chiudono sul 25-23. Nell'altro match i turchi del Fenerbahce battono il Paris Volley per 3-2 e così agganciano la Lube al secondo posto con 4 punti, dietro Belgorod a punteggio pieno. Rimane la sensazione di un quarto set dove avevamo un buon vantaggio, poi molto di buono hanno fatto loro con grossa rimbattuta, qualche nefandezza l'abbiamo fatta noi con il nostro attacco, è andata così. Noi lo sapevamo, abbiamo giocato questa partita con l'idea che poteva essere un bonus di punti, no? Perché sappiamo che le partite da vincere assolutamente per provare a passare il turno saranno quelle con il Fenerbahce in casa, con Istanbul in casa e quelle con i francesi fuori casa. È chiaro che fare almeno un punticino stasera con il Belgorod ci sarebbe stato anche per premiare l'impegno dei ragazzi e quello che avevano fatto in particolare fino a metà del quarto set. Una brutta sconfitta, soprattutto perché siamo stati molto vicino a tie break, abbiamo iniziato partita con un'ottima pallavolo, abbiamo giocato intanto squadra un po' mollata nel secondo e terzo set, ma in generale abbiamo giocato bene, solo che loro hanno giocato meglio e complimenti alla squadra russa per la vittoria. E adesso dobbiamo guadagnare solo i punti, non vittorie e sconfitte, perché praticamente sappiamo che ultima seconda di tutti i gironi non passa, quindi come ho detto prima, il nostro obiettivo anche dall'inizio era passare il girone, abbiamo avuto il girone più difficile di tutta la Champions e dico, ce l'abbiamo un'altra tre partite, dobbiamo stringere i denti e giocare come abbiamo giocato stasera, solo spero che un altro fine, che vinciamo le prossime partite.